maggior parte degli errori che tu li incontrerai sono errori ritmici. Oggi, in questo video, vorrei fare con te divisione tempo in tre, il valzer o sei ottavi. Il maggiore. E ti propongo all'inizio, per sentire il tempo forte e dividere in tre, farlo insieme con queste sillabe du, da e di, che vengono questi momenti du, da e di, che tu suonerai con il basso, sul du il basso e da e di con accordi. In minore. Adesso proviamo a dividere du, da e di a metà. Aggiungiamo un'altra sillaba de. Dude, dade, dide. Dude, dade, dide. Con du, da e di, come abbiamo detto prima, lo suonerai basso e due accordi. Questo tempo dude, dade, dide è ritmo micro. Ci sono a sinistra, ma non ci sono nella destra. È un po' simile come abbiamo fatto il primo, dude, dade, dide, ma vengono distribuite tra la destra e la sinistra. Quindi tu suonerai de, de, de. E senti che questa de è leggera. Il maggiore. Organizzazione. Cambiamo il tempo, invece di tre quarti adesso facciamo sei ottavi, ma il tempo viene diviso in tre, è un tempo ternario, ma è anche un tempo binario, sono organizzate per tre, per due volte. Chiamiamolo in stesso modo, du da di e du da di. Queste sillabe ti aiutano a dividere in tre e a capire dove cade accento forte. Sul pentagramma lo vedi che sono adesso organizzate per tre. Du da di, du da di. Proviamo a suddividere a metà. Nel questo caso aggiungiamo una sillaba ga. Cioè, lo farai insieme destra, insieme destra, duga daga diga, duga daga diga. Il maggiore. A distribuire tra due mani. La frequenza del ritmo è la stessa, solo è la stessa dell'esercizio precedente che abbiamo fatto appena, solo che adesso vengono distribuite tra destra e la sinistra. Ga, ga, ga. Suoniamo. Il maggiore. Tempo du a metà, du ga da di, du ga da di. Il maggiore. Proviamo adesso a dividere il da in due. Du da ga di, du da ga di, du da ga di, du da ga di. Il maggiore. Il minore.
minore. Cosa è rimasta? È rimasto un D. Proviamo a dividere a metà il D. Cosa vieni? Du, da, diga, du, da, diga, du, da, diga, du, da, diga. Training ritmico ti aiuta per superare le difficoltà in tempi di valzer, in tempi di tarantella in 6 ottavi e ti consiglio di suonare abbinato ma prima del brano. Ti aiuta di concentrarsi e ti aiuta a superare queste difficoltà ritmiche. Prova! L'altra cosa per concludere, vorrei dire, se ti vengono bene adesso e il ritmo hai appreso bene, scrivimi un commento. E poi se vuoi fare qualcosa di più, potresti abbinare insieme con il basso alternato che ti propongo queste serie delle video. Potresti mettere la melodia più articolata, piccole scale o piccole arpeggi. Una mano per accordi, per arpeggio, lo trovi qui. Bene, e ti saluto. Ciao!